Un'ape sola è sempre indifesa, uno sciame, se è motivato, colpisce nel segno e a quel punto è anche capace di cooperare per produrre miele. La cultura, esattamente come il miele, viene prodotta per il bene delle nuove generazioni. E allora chi lavora nei piani alti dell'editoria non può dimenticare che sono le tante minuscole ape operaie a produrre quei loro privilegi. Devono anche capire e imparare a condividere con gli altri il proprio contributo, perché i serbatoi delle idee non sono dispenser a pagamento da cui solo major e star possono ricavare profitti. Nessun copyright per il miele. Se un'ape da sola è destinata alla sconfitta, uno sciame può trasformarsi in un dragone invincibile.